Stavolta i bottoni li ho schiacciati tutti. Buongiorno cari, buongiorno. Benvenuti, bentornati ragazzi. Avete fatto 2 giorni di detox e adesso però siamo di nuovo qui, dovete sorbirvi Double News anche per oggi, anche per il venerdì, però poi 2 giorni di festa. Ecco Vittorio di Schiena. Eccolo qua. Intanto, between the sheets. Non è male tutto sommato. Il tempo è buono. Ma avete notato, scusate, che al mattino alla stessa ora sta migliorando la luce, si sta avvicinando la primavera? Sì. Fantastico. Bellissimo. Finalmente vediamo anche se è arrivata dal vivo, cioè Sì, ma la vediamo sempre da non vivo. con le luci Ah, quelle che artefatte, quelle che mancano. spianano un po' le rughe. Vabbè. Però quelle di zero vero. Abbiamo probabilmente le linee che stanno andando di qua di là, zigzag, ma no, si sono stabilizzate, bene, dai. No, non c'è tempo, abbiamo fretta. Buongiorno Marco Gagnolatti, buongiorno, bentornato, benvenuto. Roberto Carbone, buongiorno. Non ci vedevi prima perché 2 giorni abbiamo avuto da fare proprio a quell'ora fuori città, quindi bisogna Sì. muoversi. Un Casaccio. casaccio, Sì, un caso, un brutto caso. butto caso, okay, butto, Casaccio. come neologismo non mi piace. Corriere della sera, eccolo qua. Benvenuti, ah, eccolo qua. C'era Giorgio Capetto che non riusciva più a ricevere. Non preoccuparti, buongiorno Serena. Ma vi abbiamo avvisati, adesso voi non ci state a sentire. Ma avevamo detto per 2 giorni non ci saremo. Può capitare. Però siamo sani e siamo assolutamente dinamici. Dopo che lei ha fatto il cambio del sangue, Sì, in Svizzera, in Svizzera, sì. sembra quasi Io un nativo. che i Trichards eravamo là a farci il coso. Sì, perché era Sì, tanto violento, è un un po' po'. di impurità, Sì, ma non era più blu, era un po' violento. scolorito, sì. È un po' scolorito. Infatti, c'era anche. Per far questo c'è un piccolo controllo, li appoggiano vicino a una vena, Sì. uno schermetto che hanno solo loro, Sì. e quando gli trovano. Beh, Sì, c'è un bel bel di bimbi. allora, quando c'è il pensi che questo tagliando qui lo fanno a chiasso, già a chiasso, non deve andare tanto oltre, ma se va in cambio c'è una La clinica Margherita Grimaldi, buongiorno, bentornati, grazie, grazie. Addirittura con l'imperatrice delle stelle siamo tornati. Ma Sergio e Anna, una stellare allegria, ragazzi. Ma adesso me la sono trovata qui. Sono mancato 2 giorni, me la sono trovata qui. Ma adesso ha detto che farà che l'oroscopo di oggi verrà per i prossimi 8 mesi. Quindi la vedremo, penso, a per novembre la vendemmia. per i santi. Qualcosa sta accadendo? No, no, Sì. di punta difesa. Vabbè, ragazzi. Allora, sapete che lo stress abbassa le difese immunitarie? Il Meloni ha qualche problema fisico. Generalmente sta bene, stava bene prima, era sempre presente. Adesso ha l'influenza, ha fatto il Covid. Ha qualche problema, effettivamente. Adesso ha l'influenza. L'ha fatto prima. Prima ha fatto il Covid, poi adesso ha la seconda influenza. Sta annullando tutti gli impegni istituzionali perché non può essere presente. Non so se è la figlia che glielo porta a casa, perché sapete che i ragazzini portano a casa, sì. Però. Quando lei cosa portava a casa? All'asilo, sì, mi ricordo, influenza, ovviamente. Allora c'era solo influenza. Oh, varicella, scarlattina, morbillo. No, per questo no, è portata, adesso tutto. Non è portato a casa di più. Già allora c'era il cappello per vino. Ma che
Beh, Era vestita così. a carnevale sì. Ma c'era già la madre paghiera? Esatto. Allora, notizia del giorno, superbonus top del governo, si è deciso di bloccare definitivamente la concessione di ogni nuova concessione che sarebbe stata da adesso in avanti, tranne quelle con la CILAS già dichiarata o l'assemblea di condominio già approvate a prima di novembre. Questo ovviamente per risolvere tanti problemi che si stavano creando, a parte il costo insostenibile e in più la cessione dei crediti che non si poteva più fare, tante imprese farlocche che sono nate in questo periodo e quindi c'era il rischio di truffe. Diciamo che è l'ennesima norma inventata dai 5 Stelle che è stato un danno per la nazione. Cioè, hanno fatto 5 anni di governo, come Monti, ne risponderemo Certo, con. c'è bene se hanno delle regole precise, altrimenti no, Eh sì, è la come la linea di oggi. linea di oggi sì, è un po' farlocca, sì, un po' farlocca. Non so perché, è che ha delle conoscenze. Come ha detto la linea, vada a fare così col cavo. Comunque ragazzi, la situazione è quella, non si potranno più avere queste agevolazioni. Non so se è un bene o un male, diciamo che per il PIL è andato abbastanza bene e adesso ci sono tutti i problemi di probabili fallimenti di imprese edili perché i crediti non ceduti in pancia a queste imprese pesano gravemente. Parlavo ieri con un imprenditore il cui socio è in grave difficoltà finanziaria, non economica, perché di utili ne ha finanziaria perché ha in pancia 150.000 euro di crediti che dovrebbe incassare, ha già pagato i fornitori per cemento o altri prodotti edili e non sa dove cederli, quindi senza 150.000 euro di liquidità le piccole imprese hanno dei problemi. Questo potrebbe essere un sistema per tagliare la testa al toro, no? Come si dice in America. Certo. Permettere poi di riaprire anche banche, voi. Tanto più che adesso con l'aumento dei tassi le banche. Legati principalmente ai licenziamenti, potrebbero, per il chiusura di filiali. Non sono degli enti di beneficenza, quindi non lo faranno mai. È arrivato Roberto Mariolu. No, nei primi segni sindacali non. No. No, assolutamente. No. Segni di ubriachezza molesta, sì, ma segni zodiacali, no. De Marto, no, diceva che segni potesse aver manifestato lei. Segni non ancora, zodiacali. Cioè, l'ha toccata, No, l'ha molestata. lei no, a me no. No, io vivo in una bolla, non mi si deve avvicinare. Da me vive una bolla, chi si avvicina mi ritraggo. Come un bonus. Compo. Ok. De Masi è indagato dei PM, gli altri su Cospito erano segreti, questa è. Prego. Non ho potuto parlare con lui. C'è una bella donna che è, e lui è incontrato Attenzione, può essere una bella donna, ma non è detto che sia interessata a me, quindi qualcosa. No, io evito ogni rischio. se. No, non si fa. Buongiorno Elisabetta Agnetti, buongiorno Presidente. Serena, la vera stella dell'oroscopo. Pericoloso, quando ti mangi. Lei. No, con te. Ce l'ho con te. Io devo usarla per il computer. Allora, intanto questa bella gente che segue Cospito ha minacciato di colpire a morte tre manager dell'Iveco. Ad aziende ha recapitato lettere con proiettili, aziende del settore militare, e quindi voi mi venite a dire che gente di questa risma merita qualcosa, qualche rispetto. No, vuole morire di fame, muore di fame. Se i suoi soci volessero morire di fame, penso non dispiacerebbe nessuno. Ecco, questa è una mia affermazione, ma so che è comune a visti sondaggi a tantissima gente, perché a un certo punto.
gente così, che cosa dobbiamo anche dargli una medaglia quando li vediamo? Spaccano le vetrine, sparano la gente, mettono le bombe a casa dei Oh, carabinieri. l'importante è che Esatto. Poi, come Berlusconi, e lì ci arriviamo, dopo 10 anni e tutte le spese che abbiamo fatto, scopriamo che il giudice. Pronto, chi parla? quindi è pronto nei cavoli, cose, eccetera. Ma quanto potrebbe chiedere il cavaliere di risarcimento per questi? Se faccia fare conto. Non è andato in prigione, non ha mica fatto della carcerazione. Il resto nel diritto penale, il giudice che ti indaga ti fa pagare una quantità enorme di spese di avvocato, di legali, e tu te le paghi, te le tieni nel corpo. Se non ce l'hai, puoi utilizzare il sistema della difesa d'ufficio. No, la difesa d'ufficio la può adoperare se lei è nulla tenente. No, ci sono dei limiti di reddito, cioè tu se non li hai, quindi uno che sia. Vabbè, No, se non li hai. l'avvocato poi ti fa il pignoramenti, sequestri. La villetta di Cogni era stata sequestrata dall'avvocato perché lei non aveva i soldi per pagarlo. È stata poi messa in vendita. Quindi ci si muove così. Però tu sei rovinato per colpa di un pelandone, di un giudice, perché in questo caso erano veramente 10 anni per fare un processo. Venitemi a dire che hanno lavorato in maniera serrata. Ma lui ha speso milioni di euro veramente perché i suoi avvocati costano anche una quantità e è rovinata. Sono di fotocopie, ma una cifra Sì, esorbitante. esorbitante, perché poi questi processi, uno, due, tre, cinque, c'è un bambino che. 600 udienze. Un avvocato come il suo prende 1.500-2.000 euro udienza. Per essere presente, No, non lo so. Sono faccio. quantità. Faccio. È come la tesserina dei caffè, no? Sai, nei bar. Scusa, questo avvocato che aveva lui, Federico Cecconi, in passato ha difeso il legale David Mills, sai quello che era stato accusato della falsa testimonianza, e Fabrizio Corona. Non penso che sia uno che costa tanto quanto. E di votare il buono, Chi? No, sarà più o meno uguale. Ah, sì. caro senatore, Infatti. la vita praticamente perché Sì. E poi intanto, comunque, voi pensate, 10 anni, tra l'altro una figura internazionale incredibile, ricordate Sarkozy e la Merkel che sorridevano sotto i baffi quando si chiedeva di Berlusconi. La sinistra che è andata in tutto il mondo. La sinistra che è andata in tutto il mondo a rovinare la nomea dell'Italia, come fa sempre, perché se non riescono a Devo farlo in dire Italia. che nel 94 immediatamente un procedimento durante un G7, cioè Sì, cosa sì, della sì, sì, capacità sì. in nessuna parte del mondo durante un Oh, summit di no. No, siamo bravissimi a darci le martellate sulle ginocchia da soli. io devo dire che non voglio né difendere né colpevolizzare Berlusconi. Berlusconi fa parte della storia italiana e gli uomini ne Le daranno. questioni morali sono un'altra cosa, diciamo No, quelle politiche. io credo che si batti nelle aule del Senato, della Camera, dei consiglieri regionali, dei consigli comunali. Quando la politica esce di lì e va a finire nelle prefetture, non è politica. Adesso Non è più perché politica, non è il bene del cittadino, non so se è la conoscono. perdita. Non so se gli ascoltatori conoscono bene la vicenda, questa dell'assoluzione. Il giudice, non avendo trovato alcuna prova per incastrare Berlusconi, perché le prove non c'erano, la dimostrazione è questa sentenza, aveva interrogato alcuni testimoni, non qualificandole come testimoni e non come parti indagate. Perché poi loro sarebbero rientrate per falsa testimonianza all'interno di questo processo. L'indagato ha delle garanzie, delle guarentigie legali diverse, può Questo esimersi, può non rispondere, in modo semplice. può non rispondere,
ha bisogno dell'avvocato per l'interrogatorio, invece loro sono state interrogate da sole come testimoni, persone che a conoscenza dei fatti. E questo non è possibile, è illegale, ma questa cosa non è stata dichiarata neanche agli avvocati di controparte, cioè ai difensori di Berlusconi, per cui è stato un illecito pazzesco. È come se un impiegato di un'assicurazione, invece di aprirvi il sinistro dell'auto, aprisse un sinistro perché vi siete rotto un braccio cadendo dalle scale, oppure, non so, in banca invece di accreditarvi uno stipendio, vi addebitassero la bolletta della luce di un altro, cioè cose aberranti. Ebbene, questo è stato fatto volutamente, perché poi si è dimostrato che era voluto, e a questo punto Berlusconi è stato assolto. Infatti, a sinistra, ho visto ieri la Malpezzi, non commentava le sentenze del. No, anzi, non ne sanno quindi Niente, niente. mentre prima bastava l'avviso di garanzia per lanciarli, Certo. lancia in resta. Esatto, dovevo cambiare un po'. Dopo che il ministro Nordio, ministro della Guardasigilli, Sì, della giustizia. ministro della giustizia, ha detto: non c'entra niente, non è una roba segretata. Era forse per educazione, per modo di savoir-faire, non divulgare certe notizie, ma comunque non è una roba che comporta la segretezza. Serena, il problema è proprio la linea. Abbiamo tutti e tre i sistemi di trasmissione che stiamo utilizzando, che stanno facendo fatica a mandare. E se non avessimo un sistema alternativo, oggi la fibra qui in Alessandria sarebbe out. Quindi abbiate pazienza, stiamo facendo il possibile per. Speriamo che si riprenda. Generalmente si riprende Serena, intorno voglio darvi una spoilerata. alle 8. Sta preparando per noi una sigla, per noi di Double News. Oh, quindi i segreti li teniamo solo noi, non diciamo nessuno i segreti. Lo dice anche Sergio che è difficile vederci, ragazzi. Venerdì 17? No, non è possibile, è la rete. È venerdì 17, quindi è possibile. Se volete vederci meglio, potrete farlo alle 9:30 su Telecupole, dove manderemo la registrazione che viene fatta offline, quindi quella è precisa, e non vi perderete così l'orosco della nostra Serena. È l'ultimo della prima parte dell'anno, quindi vedetelo ancora, poi penso che non ci sarà più. Vale. L'oroscopo. Sì, diciamo poi un semestre, no? Lei si occupi di tutta la barata. Lì posso farci niente, in questo caso. Allora, quello che mi dà, un po' di yogurt, un po' di miele. Sì. Lì l'ha mangiato, come mai? Come? Come mai l'ha È mangiato? perché gli avevano detto che fossero toglievano 41 bis, no? Lui per far vedere che era contento ha Le dimostrato. fai il miele? E vai di miele, sì. Lei per le stelle mi spedisce un po' di miele ogni tanto alle stelle? No, non hanno bisogno le stelle. Come non ha bisogno? No. Un po' di miele ci corrobora. Intanto, non so se vale la pena di parlare di democratici, di PD. Aspetta, grazie per la cosa, scusi. Metta un po' la cornetta. Pronto? Pronto? No. No, non è pervenuto, ok. Parliamo di altro. Vedo più di là. Parliamo di altro, perché io ho visto la slide. Ecco, una cosa con la quale concordo con i giornalisti di Libero, comunque del centro-destra, è che alla destra andrebbe bene se vincesse la Schlein, perché con le idee che ha, la sinistra non ha il potere Ma mai più. Certo, allora quelli di destra possono andare tutti a votare. Dai. si può. Io Eh? lo so, anche Roberto dice, Significa è impossibile che seguire. cosa per. Scusa Roberto, è impossibile seguirci, abbi pazienza, ci sarà la possibilità, ripubblicheremo anche su Facebook la registrazione, perché non abbiamo le linee in questo momento, quindi non possiamo fare nient'altro. Poi andate pure avanti.
Niente, io dicevo, la, così, la preoccupazione è data da come seguire questi personaggi. Andate pure avanti un attimo. 2 euro ce li fanno, e quello è il costo per andare a votare. Perché non devono essere, devono darle a noi, noi. Devono darci 2 euretti, dite, guarda che bravo, è venuto a votarci, gli do 2 euretti. Sì, No? ci sta. Aspetti a prendere un caffè. Ma, ecco, Oh, ho altro cappuccino, ma. certo. Sembra un gesto carino. Sì. Quello che lei dice mi sembra anche giusto. Allora, in virtù di tutto questo, io direi solo una cosa. Mi sembra di nuovo che non sia chiaro qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di raccogliere soldi o di far votare anche chi non ha senso che voti, cioè dovrebbero Sì. votare gli iscritti di un partito, non i simpatizzanti, non c'è niente. Se sei iscritto bene, se non sei iscritto fatti tuoi. Allora, stiamo cercando di migliorare le linee e speriamo che questo accrocchio che ho messo su funzioni. Questo è un articolo interessante, pagina 11 del Corriere della Sera, le idee smarrite a sinistra. Il PD si sta entusiasmando per la trasgressione di Sanremo, ma idee oltre a quelle a zero. Quindi delega a un finto biondo e a qualcun altro di parlare di politica e non è in grado di farlo da solo. Boh. Vabbè, intanto non so se si deve ragionare ancora sull'Ucraina, che qui sta diventando una guerra di logoramento. Vuledar, primo atto dell'offensiva dei russi che si stavano lanciando per riconquistare parte del Donbass, sta diventando un cimitero. Dicono che li lancino i soldati alla carica come faceva Cadorna davanti alle mitragliatrici. Avanti, miei cari. E stanno morendo come le formiche, una roba micidiale. Però lui ne ha tanti di uomini, quindi. Ciao Giova, ciao Giova. Buongiorno, sindaco. Io non posso più vedere chi c'è, quindi fatelo voi per me. Fatelo voi per me, che è un'ottima cosa. Intanto è arrivato il capo della diplomazia cinese Wang Yi. Potentissimo, è sostanzialmente il numero 2 o 3 del regime cinese. È venuto in Italia in visita. C'è una foto con il nostro ministro degli esteri italiani, che ha provato a far passare un messaggio, cioè che la Cina faccia pressioni sulla Russia affinché venga fermata l'offensiva. Penso non ce la farà nessuno, quindi. Noi stiamo bloccando la via della seta, che era forse anche il cavallo di Troia, che la Cina operava per entrare Sì, sul mercato. loro lavorano in quel modo, eh. Loro lavorano in quel modo. No, no, in Africa stanno, se non lo sapete, in Africa loro stanno arrivando, i cinesi, a aiutare le nazioni, praticamente danno loro dei fondi, comprano il loro debito pubblico, ma quando gli hanno comprato tutto il debito pubblico, la nazione è la loro. E questo è il modo di lavorare, questo è per ritornare anche al sistema Mattei che aveva evocato la Meloni, cioè Mattei, gli italiani quando sono andati a fare i colonialisti costruivano delle infrastrutture, delle città, delle strade e le lasciavano poi anche una volta andati via. Invece altri come i francesi vanno, i cinesi vanno, depredano e poi quando vanno via lasciano solo le macerie. È un modo diverso di approcciare l'umanità, forse io preferisco quello degli italiani, anche se siamo un po' dei salami. Secondo Rimban Biden, gli ultimi oggetti non identificati abbattuti non erano oggetti spia, a parte il primo pallone, erano stati abbattuti altri 2 o 3 oggetti volanti non identificati, UFO,
che però sono risultati privati e non della Cina. Bisogna vedere poi se quei privati non erano mascherati. Leader, questo è un egiziano e che arriva dai servizi segreti. Insomma, non c'è niente di buono. Guarda che sia uno tosto, tosto. Gli facciamo un oroscopino, vediamo come si comporta. Io a quella gente direi Anche no. sì, beh, io sai che temo i musulmani perché quelli quando gli dicono di fare qualcosa lo fanno davvero, quindi eviterei di fare questo. Ecco, invece una notizia veramente veramente importante, pensate a che punto siamo. Blanco, sapete quello che è andato sul palco di Sanremo a spaccare le rose, a buttare tutto giù, è indagato per il calcio alle rose sul palco, quindi con tutti i problemi che abbiamo in Italia, mafia, quegli pirandoni, come si chiamano, gli anarchici e tutta questa gente, noi andiamo a indagare Blanco. Capiamoci, capiamo che importanza può avere. E ragazzi, il record del Superenalotto, 20, 20, 371 milioni, 90 giocatori, 4 milioni Guarda, e... guarda. Sì. Perlomeno non è rimasto Cipro umano, una sola persona, ma che sarebbe stato Cipro Mosca, no? Ma è andata a 90, non so che si divideranno 4 milioni di 200 euro. Che ti possono aggiustare un po' la vita, eh. Adesso Sì, 4 milioni e mezzo, diciamo che si può stare. io so che lei incassa ogni tanto. Vabbè, no, ci mette un Ogni po', anno almeno quasi un mese per incassarlo, eh. quasi un mese per incassarlo. Ci ha messo quasi un Eh mese sì, è stato duro. anche Ronaldo, no? Ronaldo incassa 400.000 euro al giorno, 420.000 euro al giorno, mi sembra, adesso. Quindi si può fare. Notizia incredibile, incredibile, incredibile. Sì, prego. Si avanzano delle quote di questa, vabbè, andare a cercare. Penso, visto che è così diviso in spazio in Italia, penso che sia stato emesso, magari, penso da, non so, da Sisal o da qualche ente centralizzato, perché ci sono dei vincitori nella bassa Sicilia, a Bolzano, comunque su nell'alto Veneto, cioè, C'è in Valle dappertutto, d'Aosta, un po' dappertutto, dappertutto, cioè, dappertutto. Friuli. Quindi, Sì, no, classe. ottima cosa, veramente è suddiviso, devo schiacciare, perché schiaccio questi bottoni, così facciamo vedere meglio, libero un po' la telecamera. Effettivamente è una vincita per tutti. Veramente, veramente, vedete, c'è tutta l'Italia riportata, è un'ottima cosa. Se fosse la Sardegna, sì, non c'è, e il centro dell'Italia, che casualmente strano, non gioca, però è un'ottima cosa. No, ti volevo dire, l'altra notizia fantastica, il FAI ha premiato, ha pubblicato il podio dei tesori italiani, quindi i luoghi del cuore, quelli che la Sì. popolazione ama. Ebbene, al terzo posto in Italia c'è la chiesa di San Giacomo della Vittoria, di Alessandria, ricca di ex voto, oggetti donati alla divinità come segno di preghiera e supplica. La prima è la chiesa medievale di San Pietro dei Samari a Gallipoli, nel Salento. Il secondo, il Museo dei Misteri a Campobasso, con ingegni, quindi queste statue che vengono issate da secoli con i bambini vestiti da soggetti, da personaggi sacri. E il terzo è di ex voto, quindi la chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria. Direi che possiamo essere orgogliosi. Abbiamo, ma noi, i nostri Alessandria, amia, ama i suoi monumenti o comunque i suoi palazzi storici. Sappiamo che abbiamo vinto anche per la cittadella, abbiamo vinto diverse volte perché ci attiviamo, noi siamo affezionati alla nostra città. Ecco, permettetemi invece di fare le condoglianze alla famiglia di Ennio Rovati, un grandissimo cuore granata, presidente dell'associazione soci del Torino Calcio, una figura che ha accompagnato la storia del Torino negli ultimi 50 anni, una persona meravigliosa.
avesse potuto dare anche il sangue per il toro, e quindi quelle cose faccio. Allora, sono le 8:01. Io, ecco, da questo momento direi che chi vuole può andare a fare le No, sue cose. Da dove quando sta facciamo. niente. Manco in diretta. Ciao. Ciao. Vabbè, intanto sono alle 8:01 che cado. Caffè, sempre l'ora di un caffè, è sempre l'ora di un caffè, 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 caffè. Esatto. Io sono veramente della tua idea. Ragazze, no, parlavo con Serena. Due minuti di pubblicità, poi torneremo con un altro momento catartico della trasmissione. But where we are today is where I wanna stay. Leave worries far away when you're here with me. I should just enjoy this time. In case we end up leaving all this behind, I just need to. Ragazzi, siamo tornati. Venerdì 17, quindi capite, può succedere di tutto. No, una cosa che succederà sicuramente, però il 23 di febbraio, qui a Mecchioni Caffè, ci sarà l'aperitivo solidale dal 18 alle 20, veniteci a trovare, saremo in tanti, ci saranno tutti i nostri amici e ci sarà La famosa la famosa ciuma, sarà una raccolta a favore della Fondazione Solidal e in collaborazione con l'azienda ospedaliera Alessandrina. Proporremo a tutti gli amici, a tutti coloro che ci seguono, a tutti coloro che sono interessati, un aperitivo. Semplicemente venendo qui da noi si potrà collaborare e aiutare la ricerca che in Alessandria è di altissimo livello, ma ha sempre bisogno di fondi, purtroppo in Italia la situazione è quella. Potreste divertirvi un'oretta. Facendo del bene, Sì. questo sarebbe un'ottima cosa. Aspetta. Esatto. Qua ci siamo tutti assieme. Ancora volevo ricordare questa sera, 17 febbraio alle 17:30, al piano meno 1 dell'ospedale di Alessandria, reparto onco-ematologico, ci sarà un incontro concerto con il professor Ferruccio De Maestri. Parlando, ci sarà anche il nostro Vittorio Fusco che interverrà. Si parlerà della musicoterapia, degli effetti benefici, molto benefici che ha la musica anche sulle malattie più importanti, se non altro ti fa bene al cuore. Quindi, Vittorio, hai sbagliato proprio. Peggio di così non potevi metterti, ok. Ah, Vittorio, non era mai venuto, non le sa queste cose. Non c'è lo zucchero, va bene. Ok.
Ragazzi, sono le 8:06, è arrivato L'uomo da un sposare. altro momento drammatico della. Allora, io intanto farei un brindisi con lei. Sì, così prendiamo questo caffè, dai. Nel caffè, lei. Steph. Voi da lo stesso e grazie. Grazie, Vittorio. Quella è giusta. Facciamo partire la sigla? Ehi, faccio partire la sigla. Ma spero di poter la sigla. Ci sono spuntati gli occhiali. Prego, allora, io volevo solo dire che riguardo all'incontro del 23, siccome i posti non sono infiniti, è gradita la prenotazione, anzi, è obbligatoria, in modo tale che sappiamo e Sì. possiamo gestire col gestore, arrivato il gioco di parole, Allora, quando no, diamo anche dei saremo. numeri. In questo momento siamo a metà della capienza del locale. Sì. Se, come pensiamo e speriamo, verrete in Negli ultimi tanti, giorni c'è sempre ecco, come i regali di Natale, vengo un po' anch'io. di frenesia. Se ce lo fate sapere prima, ci fate un piacere, anche perché Esatto. vorremmo che lo spazio fosse per tutti, quindi veramente piacevole e non il troppo pieno che fa l'evento un po' faticoso, ecco, diciamolo così. Date molto caffè, mi sa un po' di nocciola. Ottimo, sì, ottimo. Una miscela fantastica. Sì, è la miscela dei fanciotti, che ha un gusto particolare. Prendo no, 3 ore per prendere. Ok, abbiamo finito? Abbiamo finito? Ci vogliamo dare Dobbiamo ancora notizie? Ancora Eh sì, partire. Ladies and Gentlemen, anche questa settimana, appositamente per fare l'oroscopo di Questa Carnevale, settimana due esatto, volte, due volte, non è è stato venuta per San perché. Valentino, non l'oroscopo di Poi Carnevale, venerdì 17. il giovedì grasso. C'è una polemica in atto su Sì, questo, eh? e Vero? neanche martedì sarà grasso. Saranno carne. Diversamente mai. Vabbè ragazzi, andiamo avanti, che poi finisce la trasmissione, io devo tante cose ancora da dire. Quindi era come siamo. Smart, fate vedere che siete smart, dai. Sì. Me lo so. Ho un sacco di impegno, ho fatto i salti mortali per Allora, ricavarmi questa se oretta. deve già partire adesso, la lasciamo andare, salutiamo e noi andiamo avanti con le notizie. Ma Ma lo faccio per lasciarla, ma se vedete poi viene qua, rischia. Vadi. Ariete, amici, quest'anno a Carnevale mi raccomando, non ripetete l'errore dell'anno scorso quando vostro figlio si è voluto mascherare da uomo invisibile e ci avete messo 15 giorni a ritrovarlo. Ma non era meglio se travestivate da donna invisibile vostra moglie? No, non sto facendo. Anche. E lì, sai, anche 6 mesi per non ritrovarlo, Poi per bisogna cercare. non A ritrovarlo. volte non la cerchi nemmeno, quindi potrebbe essere una soluzione. Mi piace l'idea. Toro. Oro. Amici. Toni. Consiglio delle sagge stelle che tutto vedono e tutto sentono, soprattutto se avete già una certa. Andatevi giusto a vedere domenica una tranquilla sfilata di carri. Lasciate perdere le feste mascherate, soprattutto se ormai l'unica maschera che desiderate indossare è quella dell'ossigeno dopo aver fatto le scale col cestello dell'acqua. Ma le stelle dicono queste Sì. cose. Anch'io guardo, non ci credevo, l'ho verificato ed è una roba Oh, ma incredibile. ragazzi, ma. Sono Sì, cose, ce n'è anche quelle pirata. Le stelle pirata, per esempio, quelle terribile. cercano di darti notizie Sono un po' tremende. farlocche. Sì. Sì. Invece la differenza tra quelle le notizie vere e le farlocche
tanta cosa, cioè, si capisce. Mi ero detto a lei, sono 2 anni. Vadi avanti. Vado avanti, per favore. Io non vedo gli ascoltatori, ma ne abbiamo già persi metà dall'inizio della trasmissione. Siamo gemelli. Continuando a dire di fare attenzione perché Carnevale si ingrassa, fregatevene, sono tutte chiacchiere e bugie. Bugie e chiacchiere. Esatto, c'è anche dentro qualche fake, Sì, eh? Sì, diamo, 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 diamo. sono affranto, prego, andate pure. Cancro, cari amici, Sì. quando il vostro bambino vi chiederà in questi giorni di comprargli i coriandoli, non fate gli spilorci, non usate come scusa il no perché l'anno scorso li hai buttati tutti via, su. Va bene. Ragazzi, se non ci vedete, se non ci vedete bene, la linea, non le cose che. Cambiata lì. Adesso si sono spostate le stelle. Sono in continua Dove evolution. li hanno buttati? Il bambino per strada, addosso alla gente. Ecco Sì? perché. Avevo un'amica che ce le ha ritrovate nel territorio. Sì. Coriatoli. Non teniamo la lunga, vado avanti, che è meglio. Ma in caso poi sai che travali. Leone, Pipi, capisco che state attraversando in questi giorni un leggero momento di smarrimento, però non fatevi intimorire sin dai topolini. Ecco, su, tirate fuori, leone ruggente. No, eh? Approfittate del carnevale, travestitevi da Kimba, il leone bianco. E ricordatevi sempre che in questa giungla moderna rimanete sempre dei leader. No, poi. No, perché poi arriva un momento No, in cui. ormai sono rovinato. No? Vergine! Donne! Ecco, perché la vergine, donne. Donne! Se in questi giorni uscendo di casa incontrate il principe azzurro, ricordatevi che è carnevale, eh? Se mi sento di precisare che incontrare il principe azzurro, E qual è? mangiare senza ingrassare. Oh, signore. Ma che cosa dicono le stelle? Ma non è vero. Ma dove sta forza? Credete? Sì. Non deve incontrare la stella pianeta. C'è stata un'evoluzione. Poi le donne. C'è tutto quel romanticismo di una volta. Mi coio coio, vada avanti. Ah. Bilancia. Uomini della bilancia. Uomini della bilancia. Stesso consiglio appena dato. Come già tempo fa, cedete immediatamente. Mi fa andare avanti, pizzorno? Ah, se incontrate per caso la fata turchina, ricordatevi anche voi che è Natale, non fatevi illusioni. Come Natale? Natale è Carnevale. Bravi, siete stati attenti. Secondo me questa oggi non la paghiamo, perché questa è la copiata l'ha fatta qualcuno. L'ha fatta qualcuno a Natale? Assegno oggi? No, noi non lo vogliamo più. Sì, con questa si è bruciata. Vuol dire che ha copiato, chissà chi l'ha fatto questo. Sì. Non so perché. È partito da solo? Sì, allora. Poi, detto tra noi, se puoi incontrare una fatta turchina che è una donna di facili costumi. Era meglio se non finivi. Sì. Anche se non posso finire. Perché a Carnevale ci si
mette il costume, no? Di carnevale. Ma no, ma no, ma no. Cosa mi... Sono oltre, Vado avanti, sì, per favore. Scorpione, cari amici, in questo periodo prestate attenzione alle chiacchiere solo se hanno lo zucchero a velo sopra, delle altre fregatevene altamente. Scusi, come ho detto? Delle altre fregatevene altamente. La gente solitamente è invidiosa Cos'è sta e gobbetta? pettegola. Aspetta che... Leggera gobbetta. Non ci provi, Pizzorno. No, io ho detto Io solo... non ho né il doppio mento né la pappagorgia. Questa leggera gobbetta qui. Vado Vado avanti. Vale. ecco. Ha cominciato con Giovedì Grasso e poi vai, su avanti, su. Dai. Carico. Ah, bello. Amici, come per il toro, le feste mascherate non fanno più manco per la maggior parte di voi. Le uniche maschere che potete mettere ormai sono quelle all'acido ialuronico e alla bava di lumache. Ah, ci sono anche poi quelle, aspetti. È un tipo che io conosco bene e che per lei andrebbero Di magnificamente. maschera? Sì, Che cosa? siero di vipera. Su, vado avanti, come abbiamo qua il video trasmissione. Ma quanti segni ci sono in questo coscopo? Signore, vai. Se siete intenzionati ad andare a comprare per questo 2023, il Sì. commesso del negozio di giocattoli cercherà di vendervi solo l'elastico, ci rimanete male, eh? Non serve che vi dicano le stelle il perché, vero Pizzo? Quelle per gli oroscopi personalizzati su di me, No! maleducata. Di elastico perisce. Sta bene, però. Oh. Sì. E spende manco quei 20 centesimi. Avanti. Forza, dai, su. Mario. Madonna, non è ancora finito. Ma come lo facciamo? Perché? Perché carnevale. Come siete carnevale con voi? Mi scherzo. No, capisci che io devo... Abbiamo solo questo, ma... Questo Castro, è come parte non c'era quando le ore. L'altra volta le stelle non mi hanno mandato il Vediamo, ma abbiamo finito qui anche l'ultimo. Ancora. Amici, se nemmeno in questi giorni festosi e goliardici il vostro pessimismo cronico non vi abbandona e vi sentite a pezzettini, approfittatene per travestirvi da coriandoli. Come sarebbe il travestimento da coriandolo? Non lo faccio vedere. A pezzettini. Non è un problema mio. Io direi che questa rubrica Allora, finisce qui. no, la rubrica andrà avanti, non è detto che rimanga. C'è la conduttrice. No, perché scusi, adesso qui abbiamo offeso quelli del Capricorno, quelli no, no, L'acquario l'hanno spiegato adesso e non c'era. Non ci pagano perché. quelli che sono quelli della Vergine, dove? Gli abbiamo dato un po' dello cioccolato, quello Sì, così costava poco. della bilancia. Il Mamma toro. mia. Vabbè. Sì, è finito, no? Ma se no, è finita la trasmissione. Bello, bello vedere i bambini.
le loro risate simpatiche, Sì. schiuma spray, le stelle filanti spray su specie sullo scamosciato, sui giubbotti di pelle, una meraviglia. Le Quelle lavanderie ringraziano. sì, Sì. abbiamo uno sposo che è la lavanderia. Dino, Dino. Ok, finito questa parte terribile. Certo. Ottimo, sì. Femminismo. Benissimo. Davvero? Lo metti per iscritto? Sì. Sì, scrivo un attimo lì, non torno Io più. se arrivi No, per... dobbiamo dare solo una notizia importante per il Piemonte, crescita dell'impero ferrero, fatturato quota 14 miliardi, triplicato in pochissimi anni, vendite su del 10,4% con la spinta di Nutella e Rocher. Investito 830 milioni in ricerca e impianti. Anche Nestlé, dal canto suo, riporta un aumento dei ricavi dell'8,3% e dicono che la crescita organica sia robusta. È un'ottima notizia per tutti coloro che producono dolciumi. Sì, però lì è più dolce, le banche sono molto amare. Sì, una brutta cosa. È stato un Sì. Vabbè. Hai qualche notizia di calcio? Poi altrimenti la Juventus non è pareggiato, visto? Ah, doveva giocare l'Inter, boh, non so. Due notizie ferali. Uno, che siamo in lutto per notizie ferali. Ecco. Uno, che siamo in lutto per almeno 15 giorni perché è morta Rachel Wesh. Per quelli della mia età, Mamma era mia, un simbolo di bellezza assoluto. E secondo, dispiacere grandissimo che Bruce Willis soffre di demenza anticipata, senile, ma anticipata. Questo ci dispiace perché è una persona molto smart. Sì, ormai non è più in grado di. Bene, dai, ragazzi, questa è la notizia. La Federica Brignone argento nel slalom, argento nel gigante, scusate, e oro nella combinata. ma ha Abbiamo. fatto una gara meravigliosa, meravigliosa, un grandissimo argento, solo l'americana poteva inserirla. Lei ha spinto come non mai, devo dire, secondo me la gara perfetta. Infatti ho il miglior tempo di Masci, Sì. per ricordare. Notizia vincente è che la Bertram va in semifinale con Bologna nella Coppa Italia di basket. Bellissima partita, io l'ho vista. Hanno una bella intensità, penso che faranno 4-6. Era sul 9, 8-9. Allora, devo dire che la Brignone, tra l'altro, mi permetto di dire che rivince in una coppa del mondo, campionati del mondo, a 12 anni di distanza dalla prima vittoria. Cioè, questo vuol dire essere un atleta Una longevità incredibile. incredibile. Volevo. Viene messo in croce, Ok. carnevale. Ha Fatto la battuta. Il gas negato in città, 150 contrattori chiusi per morosità da Amaga, meno di 2 mesi. Sì. Vabbè. Sta recuperando i crediti che erano prima con la vecchia gestione, Robbio Docet, Sì. avevano 19 milioni rotti di crediti che non venivano incassati. In questo momento IRE li sta incassando anche da quelli che non erano, che erano intoccabili, quindi non dispiace a nessuno. Sono Ok, giocatori da Lazio. sì, ce n'è uno che si chiama Barzizza. Sì, Che aveva, entrato qui. che, esatto, che aveva il compito principale di fermare Uva, il mio cane, e vedere se aveva tutta la dotazione, leggere le chip 4 volte in 3 mesi, mentre
Non se lo ricordavo. Intanto quelli col pitbull che invece passavano dopo di me si sono Sì. dimenticati di controllarlo. Bene, ragazzi, notizie velocissime. Questa sera tutti alle 17:30 all'oncoematologico dell'ospedale di Alessandria, ingresso dallo spalto meno 1 per un controconcerto col professor De Maestri. Si parlerà di musicoterapia e esperienze musicoterapie e musicoterapiche in ambito oncologico. Ci sarà anche il nostro Vittorio Fusco, il nostro amico che aiuterà a intrattenere chi verrà. È molto bello anche il concerto, è un ambiente particolare. E volevo ancora ricordare il 23, tenetevi liberi per venire a trovarci. Prenotate per favore, perché per questo evento di beneficenza che svolgeremo insieme alla Fondazione Solidal e all'azienda ospedaliera, i posti saranno limitati, già metà degli spazi sono occupati. Ci fareste un piacere a prenotare e soprattutto che a venire. Bene, ringraziamo Grazie, Serena di essere stata con noi. Gianni. È bello quando lei, noi. Ricordiamo che lunedì mattina saremo nuovamente qui con tante notizie. Guardate, abbiamo un reel che non è caricato qui, ma lo trovate sui nostri social. Che ricorda, lunedì avremo un ospite molto molto importante. Non mi Prego. permetto, non caricare. Aspettavo che l'avessi caricato tu, ma no. Dove? Sul computer che hai? Come faccio? Si siede qui? No. Come faccio io? Ok, ragazzi, comunque lunedì mattina è importantissima. L'evento importantissimo, un'intervista diciamo esclusiva a un medico importante dell'ospedale di Sanda, quindi ci farà molto piacere. Colleghiamo, c'è Rick che gira. Allora, lunedì, e lo troverete poi sul sito, verrà ospite il primario di oncologia dell'ospedale di Alessandria, la dottoressa Rossi Maura, e ci parlerà di tematiche inerenti ai problemi oncologici che purtroppo affliggono tante persone. E quindi sarà una puntata molto molto interessante. Certo, infatti. Restate con noi. Grazie. Lunedì mattina saremo nuovamente con voi. Salutiamo anche gli amici di Telecupole. Ricordando che il turista non vuole pensieri. E se volete sentire Albano in anteprima di Alessandria, parte il suo tour. sì. Ci saremo sicuramente. Ciao a tutti. Ciao.